la visuale cockpit. Ti rallenta? Ciao Top Driver e benvenuto in questo nuovo video in cui parleremo della visuale abitacolo o cockpit, una visuale che è stata implementata per cercare di riprodurre ciò che vedono i piloti appunto all'interno del loro cockpit, all'interno della vettura. In questo video faremo delle analisi per capire se questa visuale ti possa rallentare. Partiamo quindi dalle differenze con le visuali più gettonate, ovvero Pod TV e Offset Pod TV. Una delle differenze più importanti, come stai vedendo a video, è l'altezza. Infatti, le Pod sono molto più in alto rispetto alla posizione della visuale cockpit. Siamo ad Austin e stiamo per affrontare la prima staccata. Arrivando a curva 1 c'è una pendenza incredibile, tant'è che è davvero difficile da questa visuale individuare i riferimenti, il corretto punto di sterzata e soprattutto il punto di corda. Lo si vede veramente tanto tardi e quindi non è affatto facile orientarsi in pista e applicare le tecniche di guida con il corretto tempismo. Un'altra difficoltà della visuale cockpit, che non è presente nella visuale pod e offset pod, è quella della colonna dell'alo. Guidare con questo ostacolo visivo proprio davanti a te non è il massimo, tant'è che è stata implementata un'opzione per chi gioca con questa visuale proprio per rimuovere la colonna dell'alo per non avere più questo ostacolo visivo. Tuttavia, i problemi non si fermano qui. La visuale rispetto a Pod e Offset Pod ha anche meno campo visivo, quindi oltre a essere posizionata più in basso, e anche a causa del telaio della vettura chiaramente, ti fa vedere meno ai lati della vettura. Questo, oltre a farti vedere sicuramente di meno i riferimenti, il punto di corda, l'eventuale presenza dei tuoi avversari, non ti fa comprendere quelle che sono le dimensioni della tua vettura, che è un aspetto fondamentale sia nel corpo a corpo per capire quanto spazio ti puoi prendere o quanto ne puoi lasciare al tuo avversario, e anche nello sfruttare la pista, che è un altro aspetto assolutamente fondamentale, in quanto non riesci a capire con esattezza dove stai mettendo una ruota, magari lo puoi percepire dal feedback, ma comunque è sempre meglio avere un responso visivo. Tuttavia, questi problemi possono essere parzialmente risolti andando a modificare le impostazioni della telecamera. Quindi, ad esempio, andando ad aumentare l'altezza della telecamera, andando, come detto, a rimuovere la colonna dell'alo, andando anche ad aumentare il campo visivo per vedere di più ai lati della vettura, modificando magari anche l'angolo, quindi portandolo un po' più verso l'alto per avere il focus un po' di meno sul volante e un po' di più sulla pista. Alla fine però, Top Driver, come puoi vedere, la differenza rispetto a una pod o una offset pod, anche con dei cambiamenti estremi come quelli che ho apportato, rimane notevole e dal punto di vista della visibilità non c'è storia. Pod e offset pod sono delle visuali che ti consentono di avere una visione della pista più chiara, ti consentono di comprendere le dimensioni della vettura, dove stai mettendo le ruote e tutta una serie di altri vantaggi. Arriviamo quindi al quesito cardine del video. La visuale cockpit ti rallenta? La risposta è sì, ma c'è un grosso ma. Se sei a 2, 3, 4 secondi dai top, non pensare che sia solo per la visuale cockpit, perché, come abbiamo evidenziato, rispetto alle visuali più gettonate, ha tanti limiti per quello che riguarda il campo visivo, la pista, dove metti le ruote, le dimensioni della vettura. Tuttavia, se il tuo distacco dai top è quello, non è certo per la visuale. Si può andare forte anche con la visuale cockpit, magari non a livelli sport, però sicuramente girare a 4-5 decimi dai tempi top con questa visuale è assolutamente possibile. Quindi, se giochi con questa visuale e sei a 2, 3, 4 più secondi dai top, non è assolutamente per quello. Magari cambiare visuale potrebbe aiutarti, certo, ma fidati, la situazione non migliorerebbe più di tanto. Devi lavorare su te stesso, sulle tue tecniche di guida e cercare di individuare e risolvere i problemi correlati appunto alle tecniche che non ti consentono di andare forte. Per questo motivo, noi di ADT vogliamo aiutarti e ti offriamo una consulenza gratuita con un nostro tutor specializzato che è un professionista del settore e ti aiuterà a individuare i tuoi problemi, perché ti impediscono di andare forte e soprattutto come risolvere questi problemi. Quindi prenota la tua consulenza gratuita dal link in descrizione per risolvere i tuoi problemi di guida e abbassare i tuoi tempi, indipendentemente dalla visuale che vorrai utilizzare. Per questo video è tutto, un saluto e nel dubbio tieni giù!